No alla distruzione dell'INPGI e no all'indebolimento della professione, alla luce del tentativo di colpire l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, va in scena a Roma, Piazza della Rotonda, il sit-in annunciato dalla FNSI. Lo sciopero dei cronisti non è da escludere. Siamo qui per chiedere una risposta al governo. Come impostata la manovra si rischia di imbavagliare l'INPGI. L'INPGI è nato per garantire l'autonomia non solo dei garantiti, ma anche di chi ancora una pensione non ce l'avrà e così non l'avrà mai più. Noi chiediamo al presidente Conte di dire parole chiare, altrimenti sarà sciopero generale. Nella manovra attualmente in fase di elaborazione, l'esecutivo avrebbe trovato le risorse per garantire in futuro nuove uscite anticipate, senza però dare delle risposte convincenti sulla messa in sicurezza dell'INPGI che paga un disavanzo enorme. Ci sono delle promesse per il milleproroghe, però è curioso che si chiuda una manovra in cui la risposta a una situazione di crisi oggettiva e internazionale è un aggravamento della crisi stessa attraverso la disposizione dei prepensionamenti, ma non solo, c'è anche l'idea che chi va in pensione possa essere sostituito, in prepensione possa essere sostituito da un non giornalista, il che a nostro giudizio è anche illegittimo. Grave il fatto che ad oggi non vi sia traccia di norme capaci di contrastare il lavoro irregolare ed il precariato che attanagliano il settore. Per noi, per l'INPGI, la precarietà è ovviamente un problema perché significa meno contributi nelle casse dell'istituto e di questo sta soffrendo l'istituto da molti anni, di un calo dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stabili e ben retribuiti. Questo è il nostro grande problema. In più oggi ci si aggiungono nuove uscite per prepensionamenti e questo l'istituto non lo può più sostenere. Ad aderire alla mobilitazione, tra gli altri, l'Ordine dei giornalisti del Lazio, Usigrai e Articolo 21. Abbiamo in parte